Amici di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. Aspettate. Lo sapete che è questo? Un joystick da PlayStation. E aereo cruciando che da aereo. Il primo gol di Balequain, tatà, XL1, tatà, XL1, tatà, XL1, 1-2. Mamma mia che partita. Mamma mia che partita. Abbiamo giocato senza Ronaldo. Abbiamo giocato senza Ronaldo a Juve e ti dice che la Juve gioca. Vedi, questa è la differenza tra noi e le altre squadre, perché noi ci possiamo permettere pure di giocare senza Ronaldo. E i partiti, vinciamo stessi. Partiti, vinciamo stessi e giochiamo sempre da Juve. È vero che ieri l'Udinese mancavano 6-7 titolari. Tutto quello che vogliamo, ma non mi pare che solo l'Udinese, anche le altre squadre, pare che tra parentesi abbiano rinunciato a partecipare a questa Coppa Italia qua. Però il problema è un altro, il problema è che sono due o tre partite che, a parte un po' a Roma, perché anche a Roma il primo tempo che ho giocato bene un secondo tempo, magari mi ha sofferto un poco, però si comincia a vedere la mano di Sarri in questa Juve. Io spero solamente che anche in Coppa Campioni la Juventus possa confermarsi quello che sta facendo in queste ultime partite, oddio, che si vedono trame di gioco, si vedono scambi veloci, si gioca, voglio per la cosa importante che ci gioca, fa pressing a centrocampo. Perché tu così puoi vincere partite, così puoi vincere in Europa. Tu l'avversario la squaccia, e quando fanno un gol, due gol, tre gol, da fermare. Questa è la vera mentalità. Quindi, se la Juventus dovesse continuare su questa, diciamo, con questa mentalità di giocare sempre così, anche in Europa, non essere rinunciataria, magari cosa che con Allegri eravamo un po' di più. Perché nel senso Allegri era uno che gestiva il risultato, faceva 1-0, 2-0, poi sai, si fermava e diciamo gestiva il risultato. Sarri è più propositivo, gioca più all'attacco, non ha paura di attaccare. Magari subisce anche il gol, anche se c'è da dire che in alcune circostanze magari prendere gol può essere fatale, come in Champions League a volte per me, come la penso io, quando sei sul 2-3-0 magari è giusto anche mantenerti un po' e evitare, sai, di prendere gol, perché se c'è sempre, se tu muovi al Leone, vai fuori casa e stai vincendo 3-0, gli ultimi minuti per me devi stare più a pensare a non prendere gol, che magari fu quarto, quinto, perché giù un 3-0 è abbastanza tranquillo. Quindi in Europa, voglio, magari ci vuole un po' più di prudenza, perché in campionato noi facciamo 4-3-4 gol, ne abbiamo pigliato 1-2, sinceramente non ce ne frega niente che abbiamo di gol, l'importante è che noi facciamo sempre di chiudere l'avversario. Però questi sono i rischi che una squadra corre quando gioca con mentalità offensiva e gioca all'attacco. Quindi, tanti di voi che avete criticato il gioco di Allegri che faceva dormire, siete stati accontentati, la Juventus ha preso un allenatore che, voi sapete, anche io non è che lo ami alla follia, però attualmente sta con i numeri dalla parte sua, sta con delle situazioni che noi tifosi dovremmo toglierci il cappello, come ce lo dovevamo togliere con Max Allegri fino a quando è andato via per i numeri e i risultati che ha fatto. Attualmente anche Maurizio Sarri sta facendo dei numeri straordinari, anzi come primo anno alla Juve, come punteggio in campionato parlo, e anche più avanti di Max Allegri, che voi sapete è allenatore che io stimo tantissimo, e chiaramente fare meglio di Allegri sarà molto dura tuttora adesso. Però raga, attualmente stiamo pian piano, si comincia a vedere un gioco, si comincia a vedere la mano di Sarri. L'unica pecca che rimaniamo sempre col punto interrogativo è perché c'è il mercato e noi ci siamo adattati a Rumani Crugani. Avete visto ieri Bentancur quanto è fondamentale. Però metti che stai una partita che non ci sono un po' Bentancur, perché per me attualmente Bentancur, attenzione, può essere più decisivo anche di Pjanic. Quindi, però, nel momento in cui a noi viene a mancare un giocatore come Bentancur, o come lo stesso Pjanic, o come è successo con Demiral, e giochiamo con Rugani. Sì, aereo Rugani ha fatto la partita, ma che partita è? La Coppa Italia con l'Udinese. E tu me la vedi contro un Barcellona, contro un Liverpool. Quindi, se io devo trovare il neo in questa situazione, trovo la dirigenza che non interviene sul mercato. Quindi, se vogliamo cercare veramente di andare avanti in Europa, perché con questa mentalità, giocando offensivo e giocando a centrocampo, con la difesa a centrocampo, possiamo fare tanta strada, però serve intervenire per me un po' sul mercato, prendere un difensore e un centrocampista. L'Inter sta prendendo Schlein, sta chiudendo per Eriksen, per Giroud, cioè l'Inter si sta dando da fare perché ha capito che se vuole arrivare ai livelli della Juve deve intervenire. E tu, cara Juve, non devi rimanere ferma a guardare
e adattarti, dici no, ce l'abbiamo i rincalzi, perché come ho detto negli altri video, non facciamo affidamento tanto su Chiellini, perché è vero che rientra, ma Chiellini quanta garanzia ci può dare? Punto interrogativo. Stessa garanzia che ci dà Chiellini a centrocampo, che fa tre partite e si rompe. Quindi per me, cara società, se tu vuoi veramente portare la Coppa dei Campioni a Torino, devi prendere un difensore centrale e un centrocampista. Mo, che fai ancora in tempo, che il mercato è aperto. Non pensiamo a giugno, perché come dico sempre, la stagione inizia adesso. Wally Wire, mamma mia, ma quell'1-2, quell'1-2, ta-ta-ta-ta-ta, tu su UEFA PES, su UEFA FIFA, manca da esce tutti quell'1-2, perché a pirta palla, troppo palla, poi il terzo gol di Dybala, come dico, quest'anno Dybala sembra che veramente sia esploso, finalmente sia arrivato quel giocatore che tutti noi ci aspettavamo da anni, che era un giocatore, alcuni dicono sì, Allegri lo faceva giocare fuori ruolo, però alcune partite era proprio lui che non riuscivo manco a stoppare pallone, quindi aveva degli alti e bassi, che quest'anno pare si sia trovato in una continuità e speriamo che duri tutta stagione. Quindi, raga, va bene così. È stata una bellissima partita ieri. Abbiamo dato sprazzi veramente di grandissimo calcio, con la speranza che Sarri possa continuare a mettere la sua mano e che possiamo continuare a vedere una Juventus prima di tutto vincere e poi giocare bene e farci divertire. Ragazzi, io vi do un bacione, vi do appuntamento al prossimo video e continuate a lasciare l'iscrizione, voglio per favore, cresciamo questo canale fino alla fine. Forza Juve, ciao!